Iniziamo insieme quello che vorrei definire un esercizio di memoria attiva oggi pomeriggio, perché a partire da un protagonista del risorgimento italiano, della costruzione dello Stato unitario, proveremo a ragionare su sfide ancora aperte che troviamo proprio nel suo pensiero. Sto parlando di Silvio Spaventa, un grande liberale che non ha mai però invocato la diminuzione dei poteri dello Stato, ma piuttosto una migliore definizione, diciamo, anche dal punto di vista legislativo. E i problemi che sono aperti e che Silvio Spaventa ci ha consegnato nei suoi scritti, nei discorsi che ha pronunciato in Parlamento, in tutto ciò che ci ha lasciato, riguardano il rapporto tra politica e amministrazione, il ruolo dei partiti e il rischio ingerenza, la legalità, il giusto agire dei pubblici poteri, le garanzie per i cittadini, la definizione di che cos'è servizio pubblico. Le conclusioni sono affidate al ministro Padoan, che è già qui con noi, che è arrivato. Liberale e laico, Spaventa ebbe un'intensa vita pubblica, pensiero e azione. Non era un intellettuale solamente, ma era anche un grande intellettuale, un filosofo. Italiano innanzitutto per educazione e per mente, io sono orgoglioso di custodire nel cuore un cartuccio dove non mi sento che abruzzese, ha detto Spaventa, che era nato a Bomba come tutti sappiamo e che è stato un po' il padre adottivo di Benedetto Croce, un altro grande abruzzese che ha costruito l'Italia e che merita, come Spaventa, di essere riletto con maggiore attenzione. Io cedo subito la parola al presidente della Fondazione Spaventa, Bonanni, per l'introduzione. Signori e signore, autorità, signor Ministro, la Fondazione Silvio Bertano Spaventa vi ringrazia tutti. Un grazie sentito e riconoscente al Ministro per Carlo Padoan, che ci ha onorato con la sua presenza qui a Chieti. Ultimamente si è ravvivato l'interesse per l'opera di Silvio Spaventa, per la originalità della concezione che aveva dello strumento della politica come leva per il progresso della nazione e della crescita spirituale dei suoi cittadini. Riteneva che la filosofia fosse alla base di ogni azione di buona politica, il riferimento sicuro di sostegno al cammino retto da forte idealità, base essenziale per edificare la comunità buona. Da giovane si affermò subito negli ambienti liberali napoletani per la limpida e trascinante azione di patriota, oppositore di primissimo piano ai Borboni per la costruzione dell'Italia unita e poi da statista in età più avanzata, da statista dell'Italia Nuova, seppe dimostrare rara capacità innovativa nello svolgimento della sua opera, negli incarichi di primo piano che gli furono affidati. Si distingue già agli albori della costruzione dello Stato unitario come persona inflessibile nello svolgimento delle sue responsabilità di governo, orientate a preservare la nuova realtà dalla corruzione, dagli opportunismi e da compromissioni con esponenti del vecchio regime. Nel contempo fu anche critico lungimirante per alcune scelte che a suo parere non avrebbero che allontanato le popolazioni meridionali dagli ideali unitari e alimentando scetticismo rispetto al nascente Stato italiano. Intuiva già nei primi passi della costruzione della nuova Italia i germi che avrebbero depotenziato la forza morale della rivoluzione liberale, che lo aveva visto come esponente di spicco nel panorama politico nazionale. Decisiva fu la sua proposta, sostenuta con un consueto impegno stringente, per il varo di un luogo di esercizio della giustizia amministrativa, distinto dalle funzioni del governo politico dell'ora, per la salvaguardia dei cittadini e dei loro diritti dalla pratica liberticida della discriminazione mossa da chi, forte del potere affidato in nome dell'intero popolo italiano, penalizzava gli avversari e privilegiava i propri sostenitori. Ma fu anche determinante il suo slancio politico
pluriennale per la nazionalizzazione delle ferrovie, in quel tempo gestite maldestramente da imprese prevalentemente straniere, disinteressate allo sviluppo della universalità del servizio di trasporto dell'intero paese. Ma a distanza di molto più di un secolo, con il logoramento di quelle riforme fiaccate dalla corruzione del tempo, si ripropongono, cari amici, gli stessi temi problematici e seppur in forme nuove e diverse. In tal senso le intuizioni di Spaventa tornano nuovamente utili a ispirare cose nuove per il cambiamento degli attuali nodi istituzionali da sciogliere e delle scelte di sistema per lo sviluppo del Paese. Il varo allora della quarta sezione del Consiglio di Stato, progettato da lui e poi diretto da lui stesso, da Silvio, nell'ultimo scorcio della sua lunga carriera di uomo di Stato, ci avvicinò alle società in quel modo avanzate come quella del Regno Unito e dell'allora impero tedesco. Va ricordato che tanto era il credito che aveva nel Paese per chiara sua coerenza di pensiero e di azione, gli stessi esponenti della sinistra parlamentare di allora, di cui egli era fiero e deciso oppositore, alternativa alla sua destra storica, gli affidarono di costruire di sana pianta e di dirigere ciò che aveva così a lungo auspicato e progettato. Quella svolta epocale di civiltà e di innovazione si innestò in un quadro sociale e politico nazionale molto diverso da quello di ieri. Infatti, la modernità dell'attuale comunità, con la relativa recente nuova configurazione dello Stato, delle autonomie, e a 50 anni dal varo dell'Istituto Regione, rende non rinviabile il cambiamento che comunque avverrebbe in ritardo rispetto ai guasti palesi che si sono già prodotti e manifestati da tempo in campo nazionale. Infatti si rende necessaria una revisione profonda degli strumenti di garanzia per riproporre in termini nuovi la stessa esigenza di imparzialità e di giustizia allo scopo di riparare i cittadini dalla invadenza dei poteri amministrativi e governativi. Ciò è necessario qualora rimanesse lo statu quo per evitare la conseguente rovina dei diritti della persona e della propria autonomia e libertà tanto sottolineata dalla Costituzione. Ci fu una lunga azione di costruzione di questo equilibrio da parte dei nostri costituenti, quindi un elemento davvero importante, una Costituzione, dicevo, così attenta ai pesi e ai contrappesi di potere necessari per la convivenza civile e lo sviluppo della democrazia. Questa impellente fortificazione degli strumenti di garanzia sono irrinunciabili nella società complessa e moderna per preservare la credibilità della democrazia repubblicana sempre sottoposta al decadimento quando i suoi fondamenti costitutivi vengono resi opachi o ancor peggio calpestati. L'altro nodo che si riattualizza in questi tempi rispetto all'analisi e lotta di Silvio è quello delle ferrovie. Possiamo affermare che oggi non ci sono monopoli odiosi come allora, come quelli della seconda metà dell'Ottocento, anzi la non frammentarietà che garantisce la sufficiente dimensione dell'azienda erogatrice del servizio di trasporto di per sé è condizione essenziale per servire pienamente gli interessi generali ed è anche argine alla decomposizione dell'organizzazione dei trasporti necessaria per disporre della credibilità occorrente per assicurarsi capitali di investimento per opere complesse e costosissime. Ecco perché il sostanziale monopolio naturale detenuto da Ferrovie Italiane è garanzia di qualità e universalità del servizio. Nel contempo la rete ferrata di proprietà dello Stato ci permette ampiamente la tutela degli interessi pubblici. Grazie. Ma negli ultimi decenni, sono riemersi alcuni temi antichi che a parere di famiglie e imprese vanno affrontati con vigore e celerità, ci riferiamo all'alta velocità,
che pur nella parzialità della sua diffusione nazionale ha reso il trasporto ferroviario un'alternativa validissima rispetto ai trasporti aerei e a quelli su gomma. Però siamo ben lontani dall'aver messo le popolazioni di ogni territorio in parità di condizione e il trasporto delle merci dotato di un piano nazionale funzionale alla efficienza trasportistica fondata sulla intermodalità marittima e ferroviaria che in altri paesi OCSE è dato da lungo tempo per scontato. Cioè l'agevole e ordinata, la ordinata divisione dei compiti tra le ferrovie, le vie aeree, le vie del mare e quelle statali. In tal senso i collegamenti marittimi del versante adriatico e quello tirrenico, unitamente alle ferrovie, dovranno essere in grado di rendere più agevole il trasporto delle merci e di persone per innescare l'eccessivo ricorso del trasporto su gomma attraverso quello autostradale delle merci, come sembrava potesse avvenire attraverso il programma dell'Unione con il piano Trans European Network Transport. Abbiamo detto che Spaventa si batteva nel propugnare la nazionalizzazione delle ferrovie per garantire a ogni cittadino le stesse opportunità in luogo della nazione. Quindi questo problema si ripropone e credo che in questa sera così importante per affrontare e raccordare appunto il governo con l'azienda erogatrice e altre forze che possono concorrere al miglioramento delle situazioni sia sulla questione amministrativa sia sulla questione delle ferrovie e così via, spero, la nostra fondazione spera che sia un evento importante per questo raccordo e per far progredire la nostra Italia e con l'Italia il nostro Abruzzo. Grazie. Abbiamo dei tempi stretti, purtroppo io ho un compito ingrato di ricordarlo a chi interviene, anche se so che tutti coloro che interverranno questa sera sanno già che appunto devono contenere il loro intervento per dare la possibilità poi alle relazioni e al ministro Padoan appunto di parlare. Abbiamo adesso una serie di brevi saluti introduttivi. Io comincerei subito col sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. So che avete un microfono lì, quindi ecco. Grazie, grazie. Facciamo immediatamente osservanza di quanto felice, cioè i tre minuti che hanno destinato i saluti, ma i miei saluti sono innanzitutto per il ministro Padoan, per il quale è venuto in città. Lo ringrazio perché il presidente della regione mi diceva essere la prima volta che un ministro delle finanze viene nel nostro Abruzzo, addirittura non nella mia città. Do il benvenuto a tutti, agli ospiti di questa sera e a quanti con le loro relazioni ci consegneranno, sono certo, qualcosa in più di quanto abbiamo trovato entrando in questo teatro. Lei oggi viene in una città che ha 3.000 anni di storia e in un teatro che nel 2018 compirà i suoi 200 anni di vita. Perché faccio questi riferimenti che paiono diversi da quelli che potremmo immaginare rispetto all'Abruzzo che pensa l'Italia, cioè il pensiero di Spaventa? Perché in realtà questa storia è la storia che ci ha consentito anche di avere dei personaggi, degli uomini, che ci hanno poi consegnato un'Italia diversa. Come diceva prima il presidente della Fondazione Bonanni, il pensiero di allora oggi è attuale ancora di più quando io immagino che quelle ferrovie che lui voleva unite e tolte dalla frammentazione privata oggi sono per noi un patrimonio straordinario che dovrebbero consentirci di muovere le persone almeno alla stessa velocità o quantomeno vicine alla velocità che invece tutto il resto del mondo muove, dall'informazione alle notizie. E allora perché Spaventa diventa attuale? Anzi, che cosa io gradirei da sindaco e cittadino di questa regione che il pensiero di Spaventa potesse rappresentare? Spero e auguro che possa rappresentare quel patrimonio, quel bene immateriale che una regione piccola come l'Abruzzo è stata capace di costruire e di far, come dire, vivere negli anni. Cioè il pensiero di Spaventa diventa attuale nel momento in cui noi saremo capaci di poterlo veicolare ancora di più. E quella sua visione di uno Stato etico che aveva la voglia di modernizzare ma di pensare più al generale che al particolare può essere una strada che ancora è attuale da percorrere, che è certamente attuale da percorrere, ma che percorreremo ancora meglio se avremo capacità di credere per davvero che quella era una grande intuizione e che quella che oggi noi viviamo
e la coltivazione di quelle grandi intuizioni. E allora, buon convegno, grazie e grazie ancora per essere qui. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io mi sarò stretto nei 3 minuti e ringrazio peraltro Maria Rosaria Lamorgia e Umberto Del Primo perché mi hanno, come dire, dato il là all'intervento. Maria Rosaria, parlando della, citando Spaventa e il suo concetto di orgoglio di essere abruzzese, Umberto Del Primo dicendo è importante che questa regione costruisca attorno ai propri personaggi una cultura e una divulgazione. Noi veniamo da una regione povera, sono pochi decenni che abbiamo acquisito una dimensione economica equivalente all'Italia, dobbiamo fare ancora gli abruzzesi, nel senso che il senso di appartenenza all'Abruzzo è un senso ancora molto limitato al campanile, ai singoli eventi, dobbiamo invece costruire l'Abruzzo a partire proprio, l'importanza di questo convegno, da personaggi come Spaventa, da personaggi come Caffè, come Marcello De Cecco, come Flaiano, e come Silone, come tanti altri che hanno rappresentato l'Abruzzo, però questo lo dobbiamo fare in maniera aperta a tutto il territorio, a partire dai giovani, perché se andiamo a parlare con i giovani non conoscono l'Abruzzo, i giovani non conoscono il nostro, non conoscono la storia dei nostri personaggi. Questo è un elemento strategico, ma non è solo un fatto culturale. Se noi andiamo a leggere il rapporto simbolo di un camere sull'industria culturale in Italia, il 6% del PIL italiano proviene dall'industria culturale, più dalla meccanica, più dalla finanza, più dalla sanità. Quindi non stiamo parlando semplicemente di nostalgia, stiamo parlando di economia. E quindi a partire da questo concetto, a partire da questa iniziativa, ma allargandola ad un progetto strategico, possiamo pensare ad un Abruzzo che non solo acquisisca identità, ma acquisisca economia dalla sua identità. Buon lavoro. Buonasera a lei, buonasera Presidente, buonasera Ministro, grazie per questa possibilità che ci date di riflettere attorno a un grande personaggio. Chiaramente nella brevità dell'intervento può essere consegnata solo un'emozione più che una riflessione. L'emozione di un abruzzese nel ricordare un abruzzese che ha fatto la storia del paese, l'Abruzzo che pensa l'Italia e che fa l'Italia. L'emozione di immaginare e di paragonare quelle grandi intuizioni che allora Spaventa riuscì a mettere in campo con quelle che dovrebbero essere messe in campo oggi, per cercare di creare un parallelismo tra quali erano allora le grandi questioni e quali possono essere oggi le grandi questioni al pari del lavoro fatto da Spaventa. Allora lui riuscì nella straordinaria metafora del treno come strumento per realizzare l'unità d'Italia. In realtà il treno, il ferro, quel binario realizzava l'unità territoriale, un territorio tale se è unito è perché è raggiungibile. Oggi ci sono altri tipi di distanze, non più quella materiale, ci sono le distanze della velocità che viaggiano attraverso altri strumenti, ma c'è ancora una distanza che riguarda una parte del paese che riguarda anche la nostra regione per la quale noi stiamo lavorando. E la distanza e la velocizzazione dei collegamenti ferroviari, uno su tutti, la velocizzazione del collegamento ferroviario Chieti-Pescara-Roma, per il quale il Presidente sta lavorando con i ministeri competenti, e l'altra grande questione è la velocizzazione della dorsale adriatica. Ecco, queste sono grandi questioni in una regione dove il diritto alla mobilità veloce è garantita solo ed esclusivamente dalla funzione dell'aereo, dall'aeroporto d'Abruzzo, e da qui la grande questione aperta sul diritto alla mobilità veloce da parte degli abruzzesi, di chi deve venire in Abruzzo e più in generale dai cittadini della dorsale adriatica e più in generale questo bel diritto ancora negato di arrivare alla nostra capitale in modo veloce, collegato dentro Roma e non più alle porte, perché questa regione può rivendicare il fatto, grazie a personaggi come Silvio Spaventa, che non è stata mai e non vorrà essere mai la regione fontamara, ma una regione moderna che si tende ad essere molto di più di quella che è e di quella che fino ad oggi è stata. Grazie. La parola alla senatrice Stefania Pezzopane. Buonasera a tutti, buonasera Ministro, buonasera Presidente, buonasera al Vicepresidente del CSM, a tutti i presenti, a tutte le persone che questa sera hanno voluto
insieme condividere un momento importante per l'Abruzzo. Silvio Spaventa è stato un senatore dell'Italia liberale, e questo elemento mi ha molto incoraggiata quando sono stata coinvolta per questo incontro a rileggere discorsi e interventi di un grande protagonista della nascita dell'Italia, di un grande protagonista della storia dell'Abruzzo. E leggere quegli interventi da senatore, ma poi da deputato, da ministro, leggere altre ricerche su un giurista spettacolare, straordinario, mi ha portato e mi ha indotto a farmi alcune domande. Cosa resta oggi di Silvio Spaventa? Indubbiamente i relatori illustri svolgeranno questo tema. Resta molto, ma forse non abbastanza, anche nella cultura dell'Italia democratica e dei partiti. Avremmo bisogno di una quota maggiore del pensiero di Silvio Spaventa nella vita della nostra democrazia, di un liberalismo vero, di un'idea di Stato etico, ma che non cade nel rischio dello Stato etico, e di un'idea forte dello Stato, uno Stato autorevole, non uno Stato che si vergogna di sé. E credo quindi che aver voluto fare questo momento di confronto e averlo voluto con un ministro importante come il nostro ministro Padoan abbia un esito molto positivo, e quindi voglio ringraziare il presidente della regione e chi con lui lo ha voluto costruire, perché ci permette di guardare al passato, a un passato illustre di un uomo illustre, guardando però al futuro, guardando all'Abruzzo che pensa Italia, all'Abruzzo direi che pensa Europa, all'Abruzzo che soffre anche per ferite di vicende tragiche, ma che continua a volersi pensare Italia ed Europa. E con questo spirito importante, che ascolterò con grande interesse le relazioni e gli interventi, e mi piacerebbe che più di quanto non lo è oggi il pensiero di Silvio Spaventa potesse essere maggiormente conosciuto tra i nostri abruzzesi, tra i nostri studenti, tra i nostri ragazzi, perché sicuramente ne avrebbero un segno positivo. Lui è stato coraggioso, patriota, condannato all'ergastolo, che mentre viveva le sue condanne studiava. Questo è un segno tanto tanto bello in questi tempi strani. Grazie. E ha continuato sempre a studiare. Nicola Martoscio, presidente della Saga. Buonasera, saluto le autorità, voi tutti, e un caro saluto al professor Padoan, prima ancora che al ministro Padoan, che ho il piacere di rincontrare dopo tanti anni, avendolo incontrato per la prima volta all'istituto, mitico istituto diretto dal professor Mario Arcelli, sesto piano di via Castro Lorenziano, alla fine degli anni 70, quando frequentavamo percorsi di ricerca che in quell'istituto venivano animati. Sono state dette cose estremamente interessanti. Io, nel brevissimo tempo che mi è assegnato, voglio tornare a sottolineare tre aspetti, almeno tre aspetti, della straordinaria personalità di Silvio Spaventa. In primo luogo, ancora la coscienza nazionale, perché è un profilo di cui difettiamo imperdonabilmente troppo in questa stagione della nostra storia. Il secondo
stato già detto, la coscienza della laicità e dello Stato laico, ma non in contrapposizione, non con sentimenti di rivarsa che dal cuore verso il più difficile rapporto che la nascita dello Stato unitario per vivere come eredità nei confronti della Chiesa cattolica. La terza dimensione è la coscienza del protagonismo degli Stati-Nazione nell'unica comunità di appartenenza all'epoca che era la nuova Europa nascente. Di tutti questi aspetti il fratello fece motivo di approfondimento encomiabile e impareggiabile sotto il profilo della ricerca filosofica, lui stesso ovviamente diede il suo contributo di ricerca e di pensiero con l'impegno personale, ma anche questi aspetti furono il più vasto programma di ricerca del nipote adottivo Croce, Benedetto Croce. E se proiettiamo lo sguardo fino ai nostri giorni, la ricerca, il pensiero e l'azione politica in realtà sono una originale particolarità di alcune personalità proprio abruzzesi, fino all'ultima di questa personalità che è certamente Marco Pannella, che anche ancora una volta di questa triangolazione ha fatto motivo per contribuire a rendere più civile il nostro paese. Questo è il contributo anche che più possiamo dare nella forma della ricerca e della scoperta delle più significative identità della nostra regione. Credo che non bisogna concludere in maniera semplificata. Certamente questa filiera di pensiero e di azione politica è un grandissimo patrimonio, un grandissimo prezioso patrimonio nella disponibilità della nostra e delle future e delle future generazioni, ma certamente non va sottovalutato che è comunque un patrimonio che ci aiuta e ci incoraggia a capire meglio la visione che dobbiamo avere del futuro della regione e dell'Italia. Grazie e buona continuazione. Grazie. E chiudiamo questa finita degli interventi molto rapida con Antonio Amicuzzi, presidente del Tarabruzzo. Un saluto a tutti i partecipanti, alle autorità, signore e signori. Quando il presidente D'Alfonso mi ha invitato a partecipare a questo convegno sono stato molto felice, direi, perché Silvio Spanetta è sostanzialmente colui che ha creato la giustizia amministrativa. In Italia, dopo l'unione dello Stato italiano con la legge, mi sembra, 2248 del 1865, era stato al Consiglio di Stato erano state riattribuite solamente funzioni consultive. Fu lui che lottò quasi per la metà della sua vita per riuscire a riportare la giustizia amministrativa vera e propria nello Stato italiano, e questo sforzo, come ben sappiamo, poi fu diciamo, premiato con la sua nomina presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, che è presidente per soli 3 anni. E voglio dire che oggi da più parti, notato anche sui giornali, si invoca l'abolizione della giustizia amministrativa, sostengono che causeranno ritardi nell'amministrazione pubblica. Addirittura il presidente Romano Prodi arriva a dire che se si abolisse la giustizia amministrativa sarebbe il PIL italiano di qualche punto. Io ecco, così brevemente, a tutte queste iniziative, queste voci, insomma anche sui giornali che si leggono quasi quotidianamente, vorrei rispondere con delle parole di Silvio Spaventa, che diceva nel famoso discorso di Bergamo che pronunciò nel 1880, che c'era in Italia la grande necessità di avere veri giudici e veri giudizi di diritto pubblico in tutte le sfere della nostra amministrazione, e sosteneva che l'unico rimedio contro la corruzione era non tanto nella diminuzione dei poteri dello Stato, né in una delegazione più larga e incondizionata di questi poteri ai corpi locali, quanto in buone e concrete leggi amministrative, nella stretta responsabilità degli amministratori e in una ben ordinata giurisdizione del nostro diritto pubblico. Oggi la giustizia amministrativa ha un nuovo strutturato codice del processo,
si occupa non solo degli interessi ma anche dei diritti, non solo di annullamenti ma anche di risarcimenti, ha mezzi istruttori, è efficace in modelli di ottemperanza, è specializzata in materie decisive come gli appalti, il diritto alla concorrenza, l'urbanistica, l'energia, i diritti elettorali, eccetera, e rende decisioni in tempi assai più celeri del giudice ordinario. Ritengo che ciò costituisca una, seppur non completa, ovviamente, ma sufficiente attuazione degli auspici del nostro insigne corregionale. Grazie e auguro un buon lavoro. Interventi, da quello che abbiamo detto finora è venuta fuori la ricchezza di interessi, quanto sia una personalità poliedrica Silvio Spaventa, politico e anche tecnico dell'amministrazione, come l'ha definito il professor Bonini, che è qui con noi in un recente saggio. E io appunto adesso do la parola al professor Bonini, che è uno storico ed è anche il rettore della INSA di Roma, che conosce, insomma, approfondito molto Spaventa, come dicevo, l'ha definito proprio politico e tecnico dell'amministrazione. Questo è interessante, questa doppia figura. Grazie molte. In questi 10 minuti che mi sono stati indicati, volevo insieme con voi ripercorrere 3 parole chiave della personalità e della proposta politico-culturale ed istituzionale di Spaventa e finire con 2 slogan, dandogli la parola in conclusione. La prima parola è carattere. Silvio Spaventa è un uomo di carattere, nel bene e nel male. Uno dei suoi avversari politici ne aveva, un esponente di quelle cose che chiameremmo la gauche caviar, la sinistra al caviale, Petruccelli della Gattina, scrive: scatta su da questi banchi e mugge e morde e bava. E un altro esponente che è stato con lui avversario, Niccolò Marcelli, nota una certa selvatica ruvidezza dei modi. Ma un generale garibaldino che era stato con lui nella prigionia borbonica, in conclusione testimonia: quello di Spaventa è un grande carattere per l'Italia, nella quale or non abbondano i grandi caratteri. E il presidente del Senato Farini, commemorandolo, al di là dello stereotipo dell'Abruzzo forte e gentile, diceva: pari alle rupi del nativo Abruzzo, la furia del turbine si infrange contro di lui, sfidò la crudeltà, sbigottì la nequizia, spezzò le insidie, doma la fortuna. Un grande carattere, un carattere difficile, fino al duello. Infatti soltanto Nino Bixio evitò un duello tra Spaventa e un altro suo avversario politico, Nicotera. Eccoci allora alla seconda parola chiave, Stato. Fonda un giornale che si intitola Il Nazionale, partecipa alla società segreta che si intitola L'Unità Italiana, a Napoli guida il Comitato d'Ordine, che assicura dal Ministro della Polizia, e quando se ne va, o è invitato ad andarsene perché Spaventa conosce l'istituto poco italico delle dimissioni, lo fa con austerità e rigidezza, così che quando si dimette tutti tirano un sospiro di sollievo. È un'idea alta di Stato che costruisce e si sforza di realizzare lungo le 9 legislature dei suoi mandati da deputato, i 25 anni al Consiglio di Stato e gli ultimi pochissimi anni al Senato. Un modello di Stato eminentemente giuridico che ha al suo centro un'amministrazione neutrale, indipendente dal gioco dei partiti, un'amministrazione di alto profilo che è garanzia dello sviluppo di una società che lui sapeva essere gracile e minacciata. La libertà oggi, dice, questo può sorprendere, deve cercarsi non tanto nella Costituzione e nelle leggi politiche quanto nell'amministrazione e nelle leggi amministrative, diceva nell'importantissimo discorso che è stato appena citato dal presidente del TAR. E questo è il grande tema della costruzione dello Stato italiano, uno Stato che voleva rigorosamente unitario. Come voi sapete, gli elettori di Atessa lo avevano bocciato, aveva trovato rifugio a Bergamo. Nel 1882 era stato rieletto sia a Bergamo che nel secondo collegio di questa bellissima provincia di Chieti. E dirà: niuna cosa diminuisce tanto il valore di un uomo politico quanto un atto sospetto di regionalismo. E quindi rinuncia al seggio di Chieti e riprende il suo seggio a Bergamo.
il nervo di uno Stato forte, quale l'Italia deve essere, è appunto il principio unitario e monarchico, tanto più in un quadro di alternanza, perché Spaventa, come sappiamo, è uno dei protagonisti della una delle pochissime alternanze che ci sono state, poi ce ne sono state un po' troppe forse negli ultimi anni, ma è una delle pochissime alternanze che ci sono state nella storia d'Italia nel 1876 tra la sinistra, tra la destra e la sinistra storica. E quindi questa affermazione del principio unitario e monarchico vale nel senso in cui è fondata appunto sull'amministrazione e sulla giustizia nell'amministrazione. Le difficoltà che incontrano la giustizia e la legalità nelle pubbliche amministrazioni sotto i governi parlamentari devono avere una precisa garanzia legislativa e giuridica. E quindi nel suo ultimo discorso, in questo momento di transizione tra destra e sinistra, si chiede: siamo noi uno Stato forte? La risposta è nuancée, siamo ancora fanciulli, lo Stato nuovo deve acquistare quella maggiore forza che gli verrebbe appunto dalla cura degli interessi generali, le grandi infrastrutture a partire appunto dalle ferrovie. Una forte amministrazione delle grandi infrastrutture per far sì che questo Stato fanciullo possa crescere e possa assumere il suo ruolo nel concerto europeo. L'Italia si autodefinisce nei primi anni 60 sesta in una pentarchia, un po' come era successo nel 1976 a Rambouillet. C'erano le cinque grandi potenze, l'Italia sesta fra le cinque per farle diventare finalmente sei. Ecco allora la terza parola chiave: politica. Carattere, Stato, politica. In realtà l'idea hegeliana dello Stato, che è un po' quella dello Stato pedagogo, non si può applicare all'Italia. L'Italia ha un problema di pluralismo, di management del pluralismo. E qui c'è anche il limite di Spaventa e della classe politica della destra storica che lui incarna al meglio come politico e come tecnico. C'è un problema di pluralismo a proposito delle due grandi questioni irrisolte. La questione romana, ovvero la questione del rapporto con la Chiesa Cattolica, e la questione napoletana, si diceva allora, che poi è la questione meridionale. Sulla questione romana è tranchant, scrive nel 1886, in occasione del 25esimo del 20 settembre, scrive che il non compiuto rafforzamento dello Stato continua ad esporlo alla possibilità di ricadere sotto il giogo teologico, lui che aveva avuto i primi rudimenti di liberalismo proprio in seminario. E quindi è contrario alla conciliazione, e sulla questione napoletana inciampa appunto alle elezioni del 1876, quando una coalizione in cui c'erano dentro, secondo lui e secondo il prefetto di Chieti, c'erano dentro clericali, borbonici e tutti coloro che non volevano appunto questo Stato forte, questo Stato che incidesse sulla società. Il suo ultimo discorso parlamentare, giovedì 4 marzo 1886, è così una riflessione amara sul parlamentarismo, ma anche la constatazione di trovarsi appunto ormai al di fuori della linea fondamentale della politica, che era quella dell'aggregazione possibile in una maggioranza per far sì che appunto lo Stato potesse crescere nonostante la sua gracilità. Ecco quindi che si crea uno Stato assai più modesto di quello che aveva immaginato lui e la sua generazione, il gruppo post-caguriano, il gruppo caguriano che Spaventa aveva condiviso fin dai tempi dell'esilio. Uno Stato più modesto, ma comunque in grado di proiettare l'Italia nel concerto europeo. Spaventa, che aveva avuto una vita rocambolesca a Londra, aveva incontrato i grandi leader del liberalismo europeo. La classe politica di allora era una grande classe politica europea. E quindi concludo: Spaventa contribuisce alla vertebratura di questo Stato in due dimensioni fondamentali. La prima, la costruzione di una forte amministrazione. E lo fa da segretario suo primo incarico di governo, da segretario generale, ora sottosegretario diremmo, del Ministero dell'Interno, costruendo la rete dei prefetti dell'unificazione e giocando fortemente la questione dell'ordine pubblico.
E la secondo, il secondo momento è appunto come presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, all'inizio e alla fine della sua operosa vita politica, parlamentare ed istituzionale. Concludo dopo queste tre parole con i due slogan conclusivi. Il primo è tratto da un bilancio del suo lavoro al Consiglio di Stato. Siamo nel 1869, un anno di lavoro. Lavoro e piuttosto molto. Il secondo slogan non è la conclusione del discorso del 4 marzo 1886, quando faceva appello alla moralità degli uomini politici in tutti gli atti della loro vita pubblica, che servino non solo la sostanza, ma anche l'apparenza della più rigida moralità. Il secondo slogan lo traggo dal racconto che fa del suo tempestoso colloquio con Garibaldi nell'aprile 1860. Garibaldi riferisce al fratello: è stato violento e scortese. Non perciò io ho piegato una linea. Lavoro e piuttosto molto, non io ho piegato una linea. Le parole sono quelle dell'Ottocento, il concetto è molto chiaro. Nella circolarità delle tre parole chiave che ho evocato, carattere, Stato, politica. È un modo di pensare le istituzioni e di viverle in uno spirito di servizio che ci mette in discussione e ci pungola anche oggi. Ci pungola tutti. C'è questo spirito di servizio. Ecco, perché il giovane di Spaventa era sempre legato all'interesse generale, si preoccupava sempre del rapporto tra chi decide, la politica e i cittadini, perché rileggendolo appunto viene fuori questo concetto di servizio pubblico che ancora oggi si fa un gran dibattere intorno a questo concetto legato, abbiamo visto legato alle ferrovie, ma ci sono anche degli scritti di Spaventa molto interessanti sull'università per esempio, ma di questo io credo che adesso ci parlerà con molta interessandoci sicuramente più di quanto possa fare io, Erika Guerri, che è sostituto procuratore generale presso la Corte dei Conti. Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente D'Alfonso per l'invito che mi ha rivolto. Sono molto contenta di essere qui oggi, insomma, in questo teatro gremito a parlare di uno dei padri fondatori della nostra Repubblica come la conosciamo oggi. All'epoca era uno Stato monarchico, però l'Italia Unita che oggi conosciamo con i suoi principi fondanti tanto trova nel pensiero, nella forza d'animo e di carattere che ha scritto il professor Bonini, con questi principi sono stati portati avanti. Devo dire che come il Presidente Amicuzzi anch'io sono andata allo scritto, che per noi magistrati è un po' la summa del pensiero di Spaventa, quello che ci piace e quello che vorremmo vedere inciso in tutte le aule dei tribunali amministrativi, così come della Corte dei Conti. Ed è il discorso pronunciato da Silvio Spaventa il 7 maggio del 1880 all'Associazione Costituzionale di Bergamo. Questo discorso contiene i principi cardini di quello che noi conosciamo come nostro Stato di diritto oggi e i controlli e la giustizia come viene amministrata e fanno sì che lo Stato di diritto italiano attuale si sia così fermato, prendendo il meglio di ciò che era italiano allora e di ciò che arrivava dalla Francia o dall'Austria. In questo scritto si va a vedere anche i limiti di quelli che erano i principi, no? Che nella Prussia si stavano portando avanti, in tutti i singoli stati tedeschi si stavano portando avanti in tema di giustizia, di responsabilità dei politici, di discrezionalità nell'azione amministrativa. Voglio fare cenno a piccoli concetti per poi arrivare ad oggi, a come viene gestito oggi il servizio pubblico e a quella che è l'attuale disciplina delle società partecipate. Senza tediarvi, però insomma richiamando degli spunti che Silvio Spaventa ci può dare, che secondo me devono essere la linea direttrice dell'azione degli amministratori, dei controllori e poi in ultima istanza della magistratura, che deve essere indipendente e imparziale nel verificare quanto è stato attuato. Bene, il punto cardine secondo Spaventa, quello che viene avanti prima di tutti e che è fondamentale prima degli altri, è la rigorosa responsabilità degli amministratori. Per cui un'etica degli amministratori nell'amministrare. Poi il fatto che la responsabilità politica di per sé non sia sufficiente. Rispondere all'elettorato non assicura
che la discrezionalità nell'esercizio dell'amministrazione sia in un certo modo esercitata. E questo è molto semplice, perché è molto chiaro, no? Il politico magari cerca di favorire il suo elettorato, e quindi Spaventa dice: no, chi è al governo adesso deve far sì che le regole siano tali che io le applico così, ma anche quello che verrà dopo le possa applicare nella stessa maniera, perché la regola deve essere uguale per tutti, e quindi deve essere, per essere tale, deve essere sia dettata, non per essere applicata soltanto dall'amministrazione nei suoi più alti livelli, ma ci vuole una burocrazia amministrativa forte e valida, con validi procedimenti. Quello, no, le garanzie, la trasparenza, sono gli stessi termini che economicità, trasparenza, quelli che noi adesso oggi usiamo e definiamo nel principio di buona amministrazione, c'erano già nel pensiero di Silvio Spaventa. L'articolo 97 della Costituzione e tutte le sue declinazioni successive sembrano veramente già scritte nel 1880. E come si può fare ad assicurare questo? Ci vuole il giudice, espressione di una magistratura indipendente e imparziale, con tali caratteristiche che garantiscano legittimità e regolarità sulle controversie di diritto pubblico. Che cosa vuol dire? Che non basta il giudice ordinario, il giudice del diritto privato, ma serve una giustizia amministrativa forte. Tant'è che, come diceva il presidente Amicucci, Spaventa si è battuto perché il Consiglio di Stato non fosse più soltanto un giudice dei pareri, un giudice della consulenza, ma fosse un giudice che doveva fare le sue pronunce e decidere della legittimità o meno dell'atto amministrativo, e così portarlo avanti. E poi le leggi devono essere specifiche e concrete, dare discrezionalità ma chiaramente interpretabili. Per cui si doveva, secondo lui, introdurre nell'ordinamento tutte le garanzie giuridiche che assicurino giustizia, imparzialità, anche sotto un governo di partito. E il rimedio alla corruzione, secondo Spaventa, non stava né nella diminuzione dei poteri dello Stato, né in una delega più ampia e incondizionata di questi poteri ai corpi locali, quanto in buone e concrete leggi amministrative, in una ben ordinata giurisdizione del nostro diritto pubblico e nella stretta responsabilità degli amministratori. Ebbene, che cosa si era fatto all'epoca, dove si erano diminuiti i poteri dei tribunali amministrativi, che lui ha fatto di tutto durante la sua vita per combattere e farli aumentare? Si erano affiancati con leggi speciali, qualcosa che la storia si ripete, come si dice, con leggi speciali, che aumentavano però il potere discrezionale puro in capo alla pubblica amministrazione. Ebbene, nel suo scritto è fondamentale qual è lo spazio della giustizia amministrativa, del controllo dell'amministrazione. Qual è l'ampiezza della giustizia amministrativa? È data da una nozione molto semplice, è quella che poi dirimente sin dove arriva il controllo del giudice, che è quella di servizio pubblico. Come dicevano in Francia, come diceva Léon Duguay, le service publics è la pierre angulaire di due amministrativi, per cui in base a quello si va a vedere sino a dove il giudice può arrivare. Allo stato attuale, non voglio entrare nella nozione di servizio pubblico per non tediarvi, noi abbiamo comunque i servizi di interesse economico generale, i servizi che vengono assicurati spesso e volentieri attraverso gestioni da parte di società partecipate da soggetti pubblici. No, si è voluta la liberalizzazione, si è voluta la privatizzazione, per cui abbiamo soggetti privati che spesso e volentieri gestiscono servizi di interesse economico generale. Ebbene, nel fare questo esistono più forme. Tra queste forme ci sono società con una partecipazione di enti territoriali o di enti pubblici, o insomma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o gli altri soggetti che gestiscono il servizio che viene reso nell'interesse della collettività. Ebbene, nell'attuale disciplina che è stata dettata da ultimo per raccogliere un po' tutte le norme col decreto legislativo 175 del 2016, ci sono delle norme interessanti, secondo me, e che secondo me sono fondamentali per vedere quanto la nostra giustizia poi potrà funzionare, quanto le società partecipate che gestiscono servizi pubblici lo possono fare realmente nell'interesse della collettività e non nell'interesse dei pochi e degli amministratori. Perché dico questo e dentro dritta nel problema? Perché oggi come oggi la società partecipata è un po' la piaga della nostra spesa pubblica, è la piaga della nostra finanza pubblica, perché la società partecipata vive in buona parte di risorse che vengono da soci che sono soggetti pubblici, risorse che sfuggono ancora, anche se si sta cercando
con misure sia da parte delle nostre sezioni di controllo della Corte dei Conti, sia poi per quello che possono fare i giudici contabili di controllare come vengono spese. Quindi, secondo me, la giustizia, che deve essere la giustizia amministrativa, in questo caso amministrativo contabile, che chiedeva spaventa nella sua epoca, al momento manca su quella che è la società partecipata, perché con la nuova disciplina si sono dettate regole molto chiare che riprendono un riparto di giurisdizione dato dalla Cassazione, ossia l'amministratore della società partecipata, gli organi che gestiscono la società partecipata non rispondono al giudice contabile, ma rispondono soltanto al giudice ordinario, secondo le norme del codice civile. Per cui, se la società viene gestita male, al di là della discrezionalità, quella che viene definita generalmente mala gestio, non si può andare a recuperare le risorse pubbliche sprecate attraverso quella società, che spesso e volentieri, lo leggiamo nelle cronache, viene ricapitalizzata, perché viene gestita talmente male che non riesce nemmeno a mantenere il capitale sociale di base della società stessa. E il problema è grosso, perché attualmente l'osservatorio della Corte dei Conti ha registrato che le società partecipate sono circa 8.000 in Italia, tra livello statale, livello regionale e il livello locale. Per cui che cosa succede? Che ahimè il giudice della regolarità dell'azione, della spesa, delle risorse attraverso le società partecipate al momento è il giudice ordinario. Ma chi può fare l'azione nei confronti dell'amministratore che ha mal gestito una società partecipata dove magari l'amministratore è stato nominato dal socio pubblico di maggioranza o quant'altro? È lo stesso socio pubblico. Voi sapete, conoscete una qualche società dove il socio pubblico ha fatto un'azione di responsabilità in base al codice civile nei confronti dell'amministratore da lui stesso nominato? Se ne conoscete una, venitemela a raccontare, perché io ad oggi non ne ho ancora visti. E quindi, no, quello che voglio dire, per semplificare, no, c'è una, ci sono, non vorrei omettere di dire che ci sono le società in house, le società che svolgono e danno servizi di diretta funzione da parte dell'ente pubblico stesso, le quali sono invece già soggette al controllo della Corte dei Conti. Però allo stato attuale, con la nuova disciplina che si è voluta raccogliere in questo testo di legge figlio della delega Madia di riforma dell'amministrazione, siamo in una situazione nella quale la società partecipata mal gestita non ha un suo giudice che la controlla, non ha un giudice amministrativo, in questo caso amministrativo contabile, che ha la possibilità di intervenire. Ciò che è rimasto alla tutela dell'interesse pubblico gestito nel servizio reso dalla società partecipata, che cosa è rimasto? La tutela soltanto indiretta, per cui chi ha danneggiato la società gestendola male, magari con assunzioni non legate al merito, resa di servizi non per la collettività ma per soggetti specifici e quant'altro, non risponde. Ma se c'è la diminuzione del patrimonio della società stessa, è il socio pubblico che può rispondere davanti alla Corte dei Conti, può rispondere per il danno indiretto arrecato dalla mala gestione, per non essere intervenuto, la sua partecipazione ha perso valore. Che cosa succede? Il danno indiretto lo possiamo risarcire, per cui c'è una quota che viene risarcita eventualmente allo Stato, all'ente locale e quant'altro. Però chi risponderà? Non colui che ha causato il danno, non l'agente del danno, ma il soggetto che non ha vigilato su colui che aveva causato il danno. Ebbene, questa situazione, a mio parere, ma al parere di tanti colleghi in Corte dei Conti, non è quella adeguata, perché ad oggi non si conosce un'azione retta dal 2932, comunque dalle norme del codice civile, che abbia portato a controllare effettivamente le società partecipate, che sono un grosso buco nei bilanci dello Stato. Ebbene, quindi, e secondo noi è anche in violazione di quello che ci arriva dal diritto europeo e dalle regole di stretta finanza pubblica e patto di stabilità che il nostro Paese deve assolvere.
e quindi si auspica, come, seguendo anche la sentenza Kobler della Corte di Giustizia, che vuole, no, che i servizi e l'amministrazione, la gestione della risorsa pubblica sia svolta con efficienza, trasparenza e economicità, faccia sì che ci sia un reviramento su questa posizione del legislatore, che si poggia su una giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la stessa Procura Generale della Corte di Cassazione non vorrebbe dare, per far sì che ci sia il giudice a controllare, per cui non ci sia soltanto una responsabilità politica di chi amministra le società e di chi ha nominato gli amministratori delle società, perché allo stato attuale siamo tornati, per quanto riguarda la gestione di tanta parte dei nostri servizi pubblici, perché quei servizi pubblici che in Italia effettivamente sono svolti soltanto da soggetti prettamente privati, sono a livello nazionale e sono molto ristretti, fa sì che non ci sia effettivamente, no, quella garanzia che Silvio Spaventa nel dettare quelle che erano le norme per far sì, insomma, i principi da seguire per far sì che lo Stato fosse realmente Stato, lo Stato di diritto, siano perseguiti lo scopo concreto nella gestione dell'interesse generale per tutti noi. E quindi un altro punto, per cui il danno indiretto c'è, è già qualcosa, ma non è sufficiente. E non soltanto il servizio pubblico, secondo me, è una grossa vena scoperta per non essere effettivamente controllata dal giudice contabile, ma un'altra grossa vena scoperta che viene controllata soltanto attraverso il danno indiretto da parte del giudice contabile è il danno all'ambiente. In quest'estate di tanti incendi, secondo me anche qui bisognerebbe porsi il problema di tutelare anche il danno diretto, perché l'ambiente ha un valore, ha un costo, ha dei benefici, noi partecipiamo a protocolli internazionali legati al rispetto dei principi sull'ambiente. Ebbene, qualora ci sia la protezione di danno all'ambiente, siccome non è risorsa pubblica diretta per convegno pubblico generico, non si risponde direttamente per questo, ma eventualmente risponderà indirettamente chi non aveva vigilato nell'attività di quello che ha causato il danno all'ambiente. Grazie. Grazie. Brava Erika! Bravissima! Il suo ragionamento a partire da Spaventa ci ha portato a ad affrontare delle problematiche molto aperte oggi, legate soprattutto all'interesse generale, che era poi quello che stava a cuore a Spaventa, perché ricordo che nel 1876 da ministro dei lavori pubblici del governo Minghetti sottopose al Parlamento il progetto di stabilizzazione delle ferrovie, un progetto, ci sono rimasti famosi i suoi discorsi, un progetto che però incontrò molte resistenze, non ebbe un'immediata realizzazione, ma il problema di Spaventa era proprio questo, perché chiedeva la stabilizzazione delle ferrovie, non certamente per collegare l'Italia e creare questo Stato-Nazione, ma anche proprio perché vedeva la necessità in qualche modo di di regolamentare il profitto privato. È stato detto fin dall'inizio che questo argomento delle ferrovie e pensioni Spaventa ci avrebbe portato anche a ragionare dell'oggi. Io do subito la parola a Renato Mazzoncini, che è amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che va oggi. Grazie e buonasera a tutti, grazie per l'invito. Devo dire che quando Luciano mi ha chiesto di partecipare a questo pomeriggio di ricordo di Silvio Spaventa, da un lato è stato interessante perché mi ha consentito di andare a rispolverare negli archivi della nostra fondazione FS, al piano sotto del mio ufficio, l'incredibile quantità di materiale che si riferisce a lui all'inizio alla metà dell'Ottocento, e poi anche per venire in Abruzzo, visto che di solito lui che viene a Roma a cercare risorse per la vostra regione, per le nuove linee e per i nuovi treni, ho detto va bene, dai, questa volta vengo io a trovarvi. In effetti, come ricordava la nostra moderatrice, la cosa che qualifica certamente il lavoro di Spaventa sulla parte ferroviaria è stata la presentazione di questo progetto di legge
che si chiamava Progetto di legge per il riscatto delle strade ferrate dell'Alta Italia romane e meridionali, e che era motivato da una grave crisi finanziaria che c'era in quel periodo ed una situazione sostanzialmente di dissesto di queste società. E l'idea che tutto sommato una nazionalizzazione, ha parlato di statalizzazione, in realtà lui parlava forse ancora di più di nazionalizzazione della rete ferroviaria in particolare, ed era un progetto che aveva una visione importante, soprattutto considerando il periodo in cui lo faceva, che era un periodo in cui la rete ferroviaria era certo una cosa ben meno importante di quella che abbiamo oggi come dimensioni. A questo punto della mia ricerca di tipo storico, come sempre, come capita abbastanza spesso in Italia, incomincio mentalmente a cercare quello che non si è fatto, no? Col classico spirito un po' masochista, poi recupero il mio normale ottimismo e dico no, proviamo a vedere invece quello che abbiamo fatto, anche perché ho provato a immaginare a questo punto se Silvio Spaventa sarebbe stato contento della situazione attuale delle ferrovie del paese. E devo dire che la risposta che mi sono dato alla fine di questo studio è che secondo me, al 90% sarebbe contento. Adesso vi dico gli elementi per cui sarebbe certamente contento e che cosa ci rimane da fare. È abbastanza interessante però dire che se negli ultimi 150 anni avessimo fatto questo convegno, ogni 20 anni, probabilmente sarebbe stato contento o scontento, in maniera alternata. Perché la situazione, per esempio, 20 anni fa era completamente diversa, sia dal punto di vista della capacità dell'impresa nazionale di essere quella che immagina lui, e sia anche dal punto di vista della parte regolatoria, quindi della capacità appunto che i privati e i pubblici lavorino insieme all'interno di una struttura di trasporto. Quindi un flash velocissimo, erano in quel periodo, nel 1870 c'erano 8.000 chilometri di rete, dal 1861 nei 15 anni successivi vengono investiti più o meno il 45% delle risorse pubbliche di allora, quasi era 1 miliardo di lire spese e 450 milioni vengono spesi sulla parte ferroviaria, per quadruplicare i binari da 2.000 a 8.000 chilometri. Beh, quindi la prima cosa di cui sarebbe sicuramente contento è che oggi in Italia abbiamo 27.000 chilometri di binari, quindi la rete si è ingrandita e si è incrementata in maniera notevolissima. Soprattutto se pensiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale è stata in larga parte distrutta, anche durante la prima, quindi in mezzo a questi 150 anni ci sono stati diversi problemi, e nonostante questo la ripresa dal 1950 in avanti ha portato l'Italia ad avere una delle più importanti reti ferroviarie del mondo. E, l'aspetto che forse è più sorprendente della sua visione, quello che veramente mi ha colpito, per quanto era lucida, soprattutto considerando i tempi di allora, no? Enrico ha parlato della monarchia, lui al nord, è vero, nel trasporto pubblico abbiamo ancora diversi regi decreti in vigore, quindi tutto sommato ci troviamo abbastanza bene. E lui scrive due famosi scritti, uno è Lo Stato e le ferrovie, l'altro Sul riscatto ed esercizio delle ferrovie italiane, e scrive una cosa che penso che sentiamo tutti, no? Le vene e le arterie per le quali circola si raccoglie, cioè dice che le ferrovie erano le vene e le arterie per le quali circola, si raccoglie e si diffonde il sangue della ricchezza nazionale. In quel periodo non c'erano peraltro le strade sviluppate come oggi sicuramente sono entrambi le reti di mobilità del nostro paese a garantire questo, ma è chiaro che la mobilità è uno degli elementi fondamentali della competitività di un paese ed è quello che sicuramente è in grado di non solo far circolare ma anche produrre ricchezza. E l'altra cosa interessante è che Spaventa pensava a una grande e unitaria amministrazione risanata ed efficiente e controllata all'inizio dallo Stato. Ora, le ferrovie dello Stato nascono nel 1905, quindi in effetti la sua visione produce un pensiero che porta poi successivamente alla nazionalizzazione, alla nascita di Ferrovie dello Stato S.p.A. nel 1905, comunione, come penso che sappiate tutti, di tutta una serie di linee ferroviarie in concessione che erano in effetti anche in una situazione piuttosto critica.
Da questo punto di vista, quindi già nel 1905 sarebbe stato contento. È chiaro che nei decenni successivi i problemi sono stati molti, tra cui direi che forse l'aggettivo ordinata e razionale e anche, come dire, prolifica, redditizia, certamente è un fatto solo estremamente recente. Oggi certamente, come può confermarvi il mio azionista, il ministro Padoan, Ferrovie dello Stato è in grado di fare investimenti, anche di dare dividendi allo Stato, che credo che sia estremamente significativo, di investire sulle flotte, sia dei treni alta velocità che dei treni regionali, e continuare il progresso di realizzazione della rete ferroviaria. Ma poi c'è un altro aspetto che è interessante, e lui scrive a una gestione tale da associare l'attività privata alla pubblica proprietà. No, e qui lo citava anche Bolani prima nella sua introduzione, c'è tutta la tematica della liberalizzazione, su cui privatizzazione, tematica che certamente ha investito anche il nostro gruppo Ferrovie dello Stato negli ultimi anni con ampie discussioni di tipo politico ed economico, che però alla fine hanno un comune denominatore su cui credo che ci sia un sostanziale allineamento da parte di tutti, cioè la rete, quella di RFI, è importante che rimanga pubblica, perché è lo strumento su cui fanno competizione poi i player, le imprese ferroviarie, quelle che danno i servizi. E su questo, nel piano industriale che abbiamo presentato l'anno scorso, c'è la proposta di soluzione di uno dei 10% su cui spaventano sempre contento, cioè il fatto che in Italia oggi abbiamo 24.000 km di binari in mano a RFI e 3.500 km, abbiamo detto che era 27 in tutto, che sono divisi tra 31 piccole aziende regionali, le famose ferrovie concesse. Ora immaginatevi i 31 ferrovie che quindi, gestendo 3.500 km, mediamente gestiscono 100 km ciascuna di queste, con la sua necessità di organizzazione, con il suo ufficio acquisti, il suo consiglio di amministrazione e quant'altro. Abbiamo proposto nel nostro piano industriale che la rete diventi una rete unica nazionale. Siamo al 87% del lavoro, diverse regioni tra l'altro si stanno già muovendo in questa direzione, sono convinto che ci arriveremo, perché l'efficienza di una rete unica, come aveva intuito Spaventa nel 1876, è fondamentale. L'Italia è l'unico paese al mondo con una rete alta velocità con la competizione sull'alta velocità, e quindi incredibile, si realizza quello che scriveva Spaventa ai tempi, cioè sulla rete nazionale possono poi operare anche soggetti privati. Il nostro competitor è RTV, un soggetto privato. L'importante è che lavorino in maniera regolata, e cioè diciamo che il profitto che giustamente ogni impresa pubblica e privata deve portare a casa sia regolato, perché è un servizio pubblico, e quindi in Italia è nata la prima authority in Europa specializzata e indipendente sui trasporti pubblici, il nostro ART. È stato regolamentato quindi l'accesso alla rete ferroviaria, e sono infatti nati sia sul trasporto merci che sul trasporto passeggeri più operatori. Ferrovie dello Stato da questa competizione sta solo traendo vantaggio, si sta rafforzando con tutte le sue società, Trenitalia, Mercitalia nata recentemente e le altre società del gruppo, e quindi devo dire che si sta realizzando veramente il disegno di Silvio Spaventa. E devo dire quindi, e concludo, che realmente stupisce quanto già nel 1870 era, non dico facilmente perché sarebbe un'offesa a una persona che è stato un pilastro dello Stato come lo conosciamo oggi, ma era intuibile quale poteva essere per i cittadini e per i consumatori, per i nostri clienti, quale poteva essere il modello migliore. Quindi una rete unica nazionale è un meccanismo poi di competizione sulla rete, in cui la società nazionale, grande, forte, una società che è certamente un player importante, può giocarsi il ruolo. E chiudo dicendo che questo ruolo oggi, Silvio Spaventa ci parlava dell'Italia, oggi parlo dell'Europa,
le norme che regolano oggi questa grande rete sono norme europee. Ci sono 500 miliardi di investimento in Europa sulle ferrovie. La direttrice adriatica, che, su cui ci sono stati rilevanti e ci sono ancora rilevanti investimenti, è una dei corridoi europei che consentiranno ai nostri figli e ai nostri ragazzi di viaggiare in maniera più veloce per l'Europa di come si faceva ai tempi. Le normative che regolano l'accesso alla rete e la competizione sono normative europee, e quindi oggi questo stesso concetto lo possiamo allargare all'Europa, e Ferrovie dello Stato con le sue società è pronta a giocarsi la partita in Europa, perché il nostro mercato domestico oggi è diventato quello, e quindi tutti questi concetti li estendiamo in questo grande mercato dove ci giocheremo un ruolo da protagonisti. Chiudo solo dicendo che i soldi e gli investimenti arriveranno anche nella vostra regione. Nell'ultimo contratto di programma che è andato al CIPE proprio quest'estate con il Ministro dei Trasporti, sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per appunto la velocizzazione e raddoppi della Pescara Roma, che è evidentemente fondamentale. Noi lavoriamo per la distruzione. C'è il nuovo contratto di servizio che porterà nuovi treni. Abbiamo un programma per far scendere l'anzianità media dei treni regionali in questa regione entro il 2022 dagli attuali 24 anni a 9. Quindi un futuro in treno. Grazie a tutti. Delle ferrovie ci ha ricordato, ecco, anche la lungimiranza, diciamo, di Spaventa che ci accompagna ancora adesso. Lungimiranza che secondo è dovuta anche al fatto che qualsiasi suo intervento politico nasceva sempre da un pensiero profondo. Io l'ho detto all'inizio, era un filosofo, innanzitutto il fratello del grande Bertrando Spaventa, quindi aveva una grandissima preparazione. E quindi perciò poteva permettersi anche di essere visionario e di andare oltre il suo tempo. Quindi la lezione di Silvio Spaventa è l'Abruzzo di oggi. Il presidente Luciano D'Alfonso adesso cercherà di ritessere un po' queste fila del discorso.